Ben ritrovati ragazzi, oggi leggeremo la storia di Falcone e Borsellino, paladini della giustizia, di Francesco D'Adamo. Ciao bambini, io sono Ignazio, il cantastorie, e quella attaccata al carretto, la vedete? È Rosalia. Rosalia saluta i signori. Rosalia scoprì i denti in un gran sorriso, ragliò e si piegò sulle zampe, quelle davanti, facendo un inchino. Applausi, fischi, risate. La piazzetta era piena di bambini che se ne stavano comodamente seduti, chi sulle panche, chi su un seggiolino portato da casa, chi semplicemente a terra, godendosi il sole nella tarda mattinata. Che bello spettacolo, pensò Ignazio. Da quanti anni faceva il cantastorie in giro per le piazze della Sicilia? Tante. Anche suo padre era stato cantastorie e suo nonno prima di lui e il padre di suo nonno prima di lui. Era una tradizione di famiglia. Ormai Ignazio era vecchio e anche Rosalia era vecchietta e avevano entrambi reumatismi. Ad andare in giro facevano fatica. Ma la domenica, se c'era bel tempo, Ignazio non resisteva a starsene a casa a far niente. Allora si metteva il vestito della festa, dava doppia razione di biada a Rosalia, la strigliava fino a quando aveva il pelo lustro e le metteva dei fiocchi colorati nella criniera. Rosalia era vanitosa e le piacevano molto i fiocchi colorati, poi la attaccava al carretto e andavano a cercare una piazza in qualche paese vicino, senza fare troppa strada e camminando piano, se no si stancavano. I bambini andavano sempre ad ascoltarlo, è così bello sentirsi raccontare le storie. Rosalia è un'asina sapiente, disse Ignazio ai bambini che lo guardavano con gli occhi spalancati. Restereste sorpresi dalle tante cose che sa. Proviamo a farle una domanda. Rosalia, gliela raccontiamo una bella storia a queste signorine e a questi signorini? Rosalia guardò Ignazio, poi guardò la piazza piena di bambini e fece segno di sì, chinando due volte la testa. Ha detto sì, avete visto? Sì! E quale storia gli raccontiamo, Rosalia? La storia di Colapesce? È una bella storia, cosa dici? No, fece Rosalia scuotendo due volte la testa a destra e a sinistra. No! Allora la storia del brigante Saltafossi che aveva due pistole? È una storia divertente, cosa dici? No, fece segno Rosalia. Nemmeno questa storia, Rosalia. E che storia gli vogliamo raccontare allora a queste signorine e a questi signorini? La storia dei paladini? Sì, disse Rosalia scuotendo la criniera. Sì, gridarono i bambini. E allora vi racconterò la storia dei paladini. Lo potevate dire subito, ma questa non è la storia dei paladini di Carlo Magno. No, no, quella che vi racconterò è la storia dei paladini di Palermo. A Palermo non c'erano i paladini, disse una bambina con le trecce seduta in prima fila che faceva le bolle col chewing gum e aveva l'aria di saperla lunga. Oh, sì che c'erano i paladini a Palermo. E sapete come si chiamavano i due paladini più famosi di Palermo? Orlando, disse un bambino con gli occhiali alzando la mano. Rinaldo, disse un altro. Bravi, esclamò Ignazio, ma Orlando e Rinaldo erano due dei paladini di Carlo Magno. No, i paladini di Palermo si chiamavano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ma quelli erano giudici, non paladini, disse la bambina in prima fila che doveva saperla davvero lunga. Ce l'ha detto la maestra. È vero, giudici erano, magistrati, ma erano come i paladini, combattevano i malvagi e i prepotenti. In galera li mandavano. Loro non servivano Carlo Magno, come Orlando e Rinaldo e gli altri, ma servivano la giustizia. Sapete quanti erano i paladini di Carlo Magno? 12, rispose la bambina solita, quella della prima fila, facendo scoppiare un'altra bella bolla di gomma. Sapeva tutto davvero.
I paladini di Palermo non erano 12, purtroppo, raccontò Ignazio. Molti meno erano. Orlando aveva una spada magica che si chiamava Durlindana e un corno da caccia che si chiamava Olifante, che a suonarlo lo sentivano fino al palazzo di Carlo Magno, l'imperatore. Falcone e Borsellino no, non avevano né spade magiche né corni da caccia. Solo le leggi avevano per combattere e il loro coraggio, tanto coraggio. Ma gliel'hanno fatto a vedere lo stesso ai mafiosi. Volete sentirla la storia dei paladini di Palermo? Sì! E Rosalia, avvicinati. Rosalia si avvicinò a Ignazio tirando il carretto. Cloppete, cloppete facevano i suoi zoccoli sul selciato della piazza. Ignazio srotolò un tabellone che stava sul carretto. Sul telone c'erano tanti disegni colorati. Oh, esclamarono tutti. Ignazio si tolse il cappello e se lo mise sul cuore. Con l'altra mano prese una lunga bacchetta. Il silenzio era calato sulla piazza. Questi, disse indicando con la bacchetta il primo disegno, sono Falcone e Borsellino. I paladini di Palermo, guardateli, eroi sono stati. È questa che vi vado a raccontare la loro storia. Le campane suonarono mezzogiorno, le rondini attraversarono la piazza a volo radente. Ignazio attese che finisse lo scampanio, che le rondini si fossero sistemate comode comode sotto le tegole dei tetti, che Turi il panettiere si fosse allontanato con la sua motoretta che faceva un fracasso tremendo e che due bambini con raffreddore si fossero soffiati rumorosamente il naso. E poi cominciò. Questa è la storia di Falcone e Borsellino, i paladini di Palermo, uomini grandi, uomini coraggiosi, eroi che sfidarono i mafiosi e gliela fecero vedere. Quasi fratelli erano, infatti, nascettero a pochi mesi di distanza. «Si dice nacquero!» disse la bambina con le trecce tirando su col naso, doveva essere la prima della classe. E nello stesso quartiere che si chiamava Calza, proseguì Ignazio ignorando l'interruzione, che è un nome arabo perché un tempo ci furono gli arabi in Sicilia e quando se ne andarono ci lasciarono il couscous. Buono! Esclamarono in molti. Anche le loro case erano vicine, quella di Giovanni in via Castro Filippo, quella di Paolo in via Vetriera. Pochi passi le separavano, case antiche con i soffitti dipinti, che uno resterebbe col naso in su a riguardarli e riguardarli per delle ore, tanto erano belli. Case fresche d'estate con tante stanze e una terrazza grande per giocare, perché Giovanni aveva due sorelle e Paolo, che era il secondo, due sorelle anche lui e un fratello. Però quando nascono Giovanni e Paolo c'è la seconda guerra mondiale e Palermo viene bombardata. Bisogna andarsene, scappare lontano in campagna dove non arrivano gli aerei e non arrivano le bombe. La famiglia Falcone va a Corleone, la famiglia Borsellino ad Alcamo. Quando fanno ritorno a Palermo alla fine della guerra, la Calza, il vecchio quartiere, è cambiato. Molte case antiche non ci sono più e la guerra ha lasciato il suo segno dappertutto. Rovine, distruzione, miseria. I tempi sono difficili per tutti, ma soprattutto per la povera gente, per gli operai, per i pescatori, per le botteghe dei piccoli artigiani. E così, di sicuro, Giovanni e Paolo si conoscevano da bambini, anche se non erano proprio amici. Provate a immaginarveli, Giovanni e Paolo che corrono per strada con i pantaloncini corti e le scarpe grosse e che giocano a pallone nelle piazze della Calza, tra le buche, le macerie e i sassi dispettosi che ti deviano il tiro all'ultimo momento, quando il gol sembra già fatto. Siamo nel 1948 o nel 49, hanno 9 e 10 anni. Non finivano mai quelle partite nei pomeriggi d'estate sotto il cielo
tutto blu. Che corse sotto il sole infuocato, che sudate! Poi si mettevano seduti sul marciapiede all'ombra dei vecchi palazzi e mangiavano una bella granita al limone comprata dal carretto che passava ogni giorno alla stessa ora. Tutti i bambini del quartiere lo sapevano e lo aspettavano impazienti. Che bambini erano Giovanni e Paolo? Ma bambini normali, bambini come voi, irrequieti, monelli, curiosi. I guai che combinavano! Giovanni amava fare sport, era un grande giocatore di ping pong. Paolo amava il mare, non lo sapevano che sarebbero diventati paladini. Però Giovanni e Paolo erano attenti e sensibili, si guardavano attorno nel loro quartiere e nelle loro scuole e vedevano la povertà, la fatica e anche le ingiustizie. Loro non le sopportavano, entrambi erano sempre pronti a difendere i più deboli. Non sapevano niente della mafia, è logico, ma vedevano che nel quartiere c'erano dei prepotenti, dei violenti, che volevano comandare su tutti e che approfittavano della povera gente. E pochi erano quelli che avevano il coraggio di dire di no. Chi lo sa, magari tra i bambini che giocavano a pallone con Falcone e Borsellino nella loro stessa squadra o in quella degli avversari c'era invece qualcuno che avrebbe seguito un destino diverso da loro e sarebbe diventato un loro nemico, un delinquente, un mafioso. Giovanni e Paolo no, loro mai sarebbero diventati mafiosi e sapete perché? Perché? Chiese in coro la piazza. Perché i loro genitori a casa, la sera, a tavola, gli dicevano sempre: c'è un'unica cosa che conta nella vita, Giovanni. C'è un'unica cosa che conta nella vita, Paolo. Essere onesti, fare il proprio dovere. Lo dicono anche a voi? Sì! Bravi, mamma e papà. E poi sia Giovanni che Paolo leggevano. E che c'entra? C'entra, c'entra. Leggevano il Corriere dei Piccoli e i fumetti che proprio in quegli anni cominciavano a comparire nelle edicole. Topolino, lo leggete anche voi? E Tex. E poi leggevano i grandi romanzi di avventure che trovavano nelle biblioteche di famiglia. Leggevano le storie di Sandokan, la Tigre della Malesia, del Capitano Nemo e del Nautilus, dei Tre Moschettieri. Le conoscete? No! No! Io sì! Ah, sono bellissime storie, storie di eroi che stanno sempre dalla parte dei deboli, degli indifesi e che combattono contro le ingiustizie e i prepotenti. Storie che ti fanno sognare e battere il cuore e che ti fanno dire: anch'io un giorno farò così. Io sono sicuro, ma sicuro sicuro, ma proprio sicuro 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 e boom! Silenzio, che una domenica pomeriggio sia Giovanni che Paolo videro il teatro dei pupi. Forse assieme, forse ognuno con la propria famiglia. Nel buio della sala si aprì il sipario e sul piccolo palcoscenico vennero avanti il paladino Orlando e Oliviero, suo grande amico, e Rinaldo e Astolfo, che andò sulla luna. Sulla luna, e come fece? Questa è un'altra storia. Avevano le corazze lucenti i paladini e lo scudo e la spada e vivevano mille avventure. Giovanni e Paolo, seduti su una panca come voi state adesso, ascoltavano incantati il puparo che, nascosto dietro le quinte, muoveva i burattini e cantava le gesta dei paladini di Carlo Magno. Il puparo sapeva fare tutte le voci, ma proprio tutte, faceva i duelli e le battaglie, faceva la voce del moro e quella di Gano, e il perfido traditore, faceva la fanciulla in pericolo. Senza macchia e senza paura erano i paladini, perché non tutti potevano diventare paladini. Per diventare paladini, sapete cosa occorreva? Essere bravi a fare i duelli con la spada. Anche, ma per prima cosa il paladino giurava di mettere il suo coraggio al servizio della giustizia e per seconda di servire con lealtà il proprio signore, che anche sacrificando la vita se serviva. Secondo me quel pomeriggio, nel buio del teatro dei pupi, Giovanni e Paolo sognarono di diventare paladini
Quel sogno non li abbandonò mai più. Poi, diventati grandi, le vicende della vita li separarono. Non si sarebbero rivisti per molti anni. Ognuno dei due fece il liceo, poi si iscrisse all'università a studiare legge. Entrambi volevano diventare magistrati, giudici e servire il loro signore, che in realtà era una signora, la giustizia. Ma prima di andare all'università, sapete cosa fece Giovanni Falcone? Lo sapete, eh? No, che non lo sappiamo. Navigò. Oh, andò a Livorno, all'Accademia Navale, e si imbarcò sull'Amerigo Vespucci, che è una nave a vela, la più grande e la più bella nave del mondo. Attraversò il mare, vide le onde e le isole e i delfini. Si perse nell'azzurro e nel vento. Un giorno, mentre navigavano e il mare era infinito, Giovanni si arrampicò sull'albero più alto della nave. Arrivò fino in cima, tra le vele, dove c'erano solo i gabbiani e gli uccelli di mare che lo guardavano curiosi. Dallassù rimase incantato a guardare l'orizzonte, che non finiva mai. Il grande albero oscillava al vento. Secondo me, Falcone sognava la libertà. E qui terminiamo la nostra prima parte. Se siete curiosi, continuate a seguirci.